Buongiorno ragazzi e benvenuti alla ricetta della domenica. Oggi cosa faremo? Faremo il classico panino con l'hamburger gigantesco. Poi vedremo quali saranno gli ingredienti per condire il nostro panino. Intanto però partiamo dal panino. Ho visto una bella ricettina online per fare i panini d'hamburger. Qui sotto vi scrivo dove la potete trovare, del nostro amico CiccioGamer89. E niente, procediamo, vediamo se verrà una cosa buona, se riusciremo a fare qualcosa di simpatico insieme. Allora, gli ingredienti: 300 g di farina tipo 0, e lo mettiamo qui dentro. Poi 150 g di farina tipo Manitoba, e la mettiamo lì dentro. Una bustina da 7 g di lievito secco. Voilà! E 50 g di zucchero. Una frustina per amalgamare bene tutti questi ingredienti. Amalgamiamo bene 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 bene. Una bella frustina. Ok. A questo punto dobbiamo aggiungere un uovo, che in questo caso è un uovo della mia gallina Sarina. Ci ho buttato anche un po' di il burro, molto morbido. E adesso aggiungeremo anche a questo impasto, piano piano, l'acqua a pioggia. Anzi, gliela mettiamo, come dice Ciccio, tutta quanta in una volta. Acqua, mi raccomando, tiepida. Acqua tiepida. Acqua tiepida e il sale. Benissimo. Adesso lo dobbiamo andare ad amalgamare meglio e a lavorare per circa 10 minuti. Benissimo ragazzi, abbiamo lavorato il nostro impasto, che è bello morbido, abbiamo fatto anche la nostra pallina. Adesso oliamo un poco con un goccino la terrina dove abbiamo mischiato prima gli elementi, che io durante una pausa del video ho già lavato. Mettiamo il nostro impasto qui, bello chiuso. Ora gli passiamo un po' di pellicola sopra e poi lo mandiamo in lievitazione per 2 ore. 2 ore. A dopo. Controlliamo che sia sigillato, che tutta l'aria sia dentro. Ok, ci vediamo dopo. Bene, abbiamo messo un po' di farina per riprendere il nostro impastino. Ok, eccolo qua. E facciamo questo bel classico panetto. Per fare un panino abbastanza grande, quindi dividerò questo impasto a occhio in 3 panetti. Ok,
che poi a loro volta farò lievitare. Quindi facciamo il nostro panetto, l'impasto. Ok, ora li metterò a riposare per un'altra ora in una pecarda con vabbè, i panetti, questo forse è il punto più piccolo di tutti, ma poi nella scelta. Bene, ho disposto i panetti sulla leccarda con la carta da forno, li copro e ci vediamo fra un'ora, quindi un'altra oretta di lievitazione. Bene, a questo punto, dopo aver realizzato il panino, adesso vediamo quali saranno i condimenti di questo panino. Condimento principale: un hamburger da 200 grammi di scottona, poi metteremo del bacon che renderemo croccante in padella, formaggio asiago, cipolla rossa di Tropea e affumicheremo la carne con una smoking blend di Weber. Metto un filo di olio di oliva sulla carne. Pennello. Poi metto un rub, sale, pepe e aglio sopra, un filino per aromatizzare. Ok, spegnere questa volta. Benissimo, adesso faccio la stessa cosa dall'altro lato, la metto pure a non rovinare questo bello video. Lo lascio riposare mezz'oretta in frigorifero e poi lo cuocio. Un trucchetto per farlo venire croccante e morbido è bagnarlo con un poco d'acqua all'inizio della cottura, poi si accende il fuoco e lo facciamo andare. Il bacon comincia a colorarsi e diventa bello croccante, pronto per essere messo nel nostro panino. Potete sentire il rumore della croccantezza, è pronto. Bene ragazzi, prima di andare in cottura, ricordo, forno statico, ma nel nostro caso andremo nel barbecue direttamente. Barbecue, cottura in diretta, 200 gradi. Spennelliamo con una mistura di uovo e olio i nostri panetti in linea con lo stile panino hamburger e andiamo a ricoprire di semini di sesamo. Ecco qui, semini di sesamo a pioggia. Allora, eccoci qua, barbecue settato per cottura in diretta, 200 gradi, via. Bene ragazzi, i nostri panini sono pronti per essere sfornati. Eccoli qua, guardate che bel colorino che hanno, guardate che belli, pronti per essere farciti. Bene ragazzi, adesso predisponiamo il nostro barbecue per andare in cottura. Andiamo a mettere anche la nostra bella smoking box
con la legna dentro, diamo fuoco a tutti i bruciatori, andiamo in cottura diretta per i nostri hamburger con affumicatura. Bene, la nostra smoking box sta cominciando leggermente a fumare. Apriamo le griglie. Pronti. Fumo dentro è veramente tantissimo, c'è un profumo fantastico nell'aria. I nostri hamburger affumicati e pronti per finire nel nostro panino. Siamo pronti a condire il nostro panino, siamo prontissimi. Allora, mettiamo un po' di cipolla che abbiamo fatto caramellare. Nel mentre c'è la mia figliola che piange un pochettino perché forse ha fame. Poi mettiamo uno strato di bacon. Eccolo qui. Uno strato di bacon croccante. Delle fettine di asiago, il nostro hamburger, ok, sull'altro strato mettiamo un altro po' di asiago, un altro po' di bacon, per condire il tutto un po' di salsa bianca, un po' di salsa allo yogurt. Ecco qui un poco di salsa allo yogurt, mettiamo qui, ecco, voilà, il nostro panino è pronto. Adesso dall'altro lato mettiamo l'altro hamburger che ci è rimasto e un altro po' di salsa bianca. E il nostro hamburger è pronto. Ecco qui. Voilà. Bene ragazzi, il piatto è pronto, il nostro panino è qui pronto a essere mangiato. Io adesso provo a dargli un morso. A dopo. Buona domenica!